serpentello grosso prima e poi lo si divide ancora in pezzi in maniera che da questo impastando, cercando di stirare con la pressione lunga che è un po' di carico, vi tenete conto che da questo serpentello devono uscire circa 3 taralli almeno. Allora, facciamo la prima divisione, 1, 2, 3, così, no? Questi li mettono da parte e qui cerchiamo di rendere ancora un po' più longitudine. Poi, come si fa il tarallo? Così. Ecco finalmente anche la ricetta originale.